quali sono le macchine che presentate qui ad EIMA? Noi presentiamo due tipi di macchine, una macchina specifica per raccogliere gli asparagi e un'altra macchina che si chiama Flexi per raccogliere meloni e orticole in generale. Quali sono le caratteristiche innovative di queste macchine? Le macchine sono tutte elettriche, quindi possono andare anche con pannelli solari oppure elettriche con solo batteria, lidio o il gel. Possono andare sotto i tunnel, quindi non inquinano, c'è un grande possibilità di impatto ambientale che non fanno rumore, non fanno smog, niente. E oltre operatore, anche per lo stesso prodotto della frutta che ho delle orticole che non vengono inquinate. Posso dire che le tipologie di macchine sono due, una per asparagi, una per melone e anche un'altra che stiamo studiando adesso per le fragole, con tre operatori a bordo per raccogliere le fragole. Sono prototipi o sono modelli già in commercio? Sono modelli già in commercio, vedi quelli degli asparagi e quello per i meloni. Per quel che riguarda le fragole invece sono prototipi che stiamo provando di utilizzare al meglio, modificandole sempre col pannello solare oppure a scoppio. Vedendo, insomma. Quali sono i costi? I costi più o meno vanno le macchine dai 6.000-6.500 ogni macchina, euro. In base a col pannello solare oppure no, dipende uno come la vuole.